E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Tutora, la mia serie tutorial per Cities Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo fatto un tunnel sottomarino per portare una nuova isola in cui abbiamo inserito la gestione della spazzatura, che a breve diventerà importante in Cities Skylines 2. Inoltre abbiamo espanso un quartiere andando ad aggiungere, come potete vedere, un terrazzamento per spianare il tutto e costruire comunque delle abitazioni in pendenza. E infine abbiamo messo l'università. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Ora, oggi continuiamo un pochino la nostra espansione, soprattutto diamo di nuovo un'occhiata ai mezzi pubblici perché adesso dobbiamo andare a fornire dei tragitti per gli autobus verso l'università. Prima di fare ciò, però, abbiamo avuto un incidente che non ero ancora riuscito a mostrarvi bene perché l'ultimo che abbiamo avuto era in mezzo a un'autostrada e quindi adesso potete vedere bene cosa succede. C'è un incidente, quindi arriva la polizia, arriva il camion della manutenzione stradale a sistemare i veicoli e nel caso ci siano dei morti o dei feriti, arriveranno anche le ambulanze per andare a occuparsi di questo. Vale anche per gli animali, non solo per le persone. Ora, non so bene perché il camion se ne sia andato e qua non sia venuto nessuno. Credo che sia quello il camion della manutenzione stradale, esatto. E l'incidente è ora risolto e la pulla se ne va anche lei. Perfetto. Ora, come vi dicevo, mezzi pubblici. Voglio partire da quelli oggi. Innanzitutto voglio cambiare un attimo la strada che c'è qua per andare a fornire una strada più adatta a una rotonda. Ecco qua. Fatto ciò, andiamo a prendere la tab dei mezzi pubblici e vediamo un pochino come sistemare le cose. Allora, quello che possiamo fare sicuramente è, con la linea rossa, aggiungere una fermata qua dall'università. Possiamo aggiungerla così. Possiamo andare ad aggiungere una fermata coperta. Ecco qua. E possiamo andare a spostare. Ah, credo l'abbia già spostata lui. La linea. Che strano. Proviamo a spostare un attimo la fermata. Mettiamola qua. E andiamo a togliere questa che è un po' problematica qua. Ok, andiamo a riprendere la linea. E perfetto, adesso si va a connettere dove dovrebbe. Per quanto riguarda la linea blu, invece, credo che dovremmo farle allungare un pochino il tragitto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Allora, a questo punto direi che ci conviene farlo passare qua. E poi farlo passare qua. Perfetto. Ora andiamo a mettere una fermata dell'autobus. E andiamo a spostare la linea in modo che si fermi alla fermata. Perfetto. E così le nostre due linee di autobus adesso vanno a portare sia al college sia all'università e questo ci andrà ad aiutare. Ora è arrivato l'inverno, quindi la luce sarà un po' carata, purtroppo. Se solo potessimo giocare con le stagioni a nostra scelta, il meteo a nostra scelta sarebbe meglio, ma temo che ci dovremo accontentare per un po'. Qua giù abbiamo il cavo che abbiamo costruito la scorsa volta, che è in attesa, quindi possiamo lasciarlo lì. E adesso che abbiamo gestito l'università, direi che possiamo andare dare un'occhiata anche ai treni, eccetera. I passeggeri in attesa sono molto pochi, ne abbiamo 20 in arrivo dall'industria, quindi per il momento direi che possiamo riempire un po'. Andiamo quindi a costruire una strada e andiamo a riempire l'area che abbiamo qua. Allora, vediamo di fare una cosina fatta bene. Ecco qua. Andiamo a fare una linea retta da qua. Ok.
Qua lui non vuole farmi fare l'angolo che voglio io, quindi non collegarti alla zona, per favore. Ok. Andiamo a riprendere gli spazi, andiamo a far così. Questi non sono i 90 gradi esatti che ho bisogno, quindi neanche questi sono dei 90 gradi esatti, molto male. Devo andarli a rifare. Quindi andiamo a fare un 112 così. Questa volta dovrebbero essere corretti. No, non lo sono. Qual è il tuo problema, gioco? Domanda. Andiamo a usare un altro metodo allora per farli giusti. Andiamo a far così. E adesso il gioco sarà costretto a darmeli giusti. Ok. Adesso il gioco è stato costretto a darmi lo zoning come lo volevo io. Andiamo a togliere questa strada e andiamo a collegare di nuovo qua così. Questi non sono 90 gradi, quindi via, non mi piace. Perfetto. Ci ha un po' rovinato lo zoning qua, ma pace e amen, dobbiamo adattarci in questi casi. Ora, qua giù io voglio fare qualcosina di diverso, voglio mettere delle casette a schiera sul bordo e la bassa densità sul resto. Questo possiamo trasformarlo in un negozietto, che sarebbe molto carino avere. Anche questo può diventare un negozietto. Qua possiamo andare a collegare questa strada alla discesa. In questo modo chi vuole può scendere e andare al quartiere inferiore senza problemi. E per quanto riguarda qua dobbiamo dare un'occhiata un attimo a le varie altezze, spianare e gestire la situazione di nuovo. Allora, io direi che possiamo andare a prendere questa altezza, dovrebbe andarci già bene, e andiamo a spianare la nostra area. So che si vede molto poco, quello che sto facendo. Purtroppo siamo nei limiti del gioco per queste cose, di più non posso fare. Questo dovrebbe essere il giorno, questo mezzogiorno, come potete vedere, ma speriamo di avere a breve le mod, se un aggiornamento a breve non ci dà la possibilità di gestire bene meteo e orario, almeno avere delle mod che ce lo facciano fare sarebbe molto utile. Ok, abbiamo qua la strada che deve fare una salitina, quindi andiamo a fornirgli la salitina. Perfetto. Facciamola continuare dritto. Ecco qua. Ora io direi che questa la possiamo far continuare fino qua in fondo almeno. E la possiamo trasformare in una due corsie. Visto che è una strada che ci va a collegare varie aree. Qua andremo a perdere un edificio. Ci accontenteremo. Non possiamo farci molto. Ecco qua. Allora, questa è una strada a due corsie, quindi ci collega perfettamente. Ottimo. Ora possiamo andare a collegare le varie strade che abbiamo in quest'area, quindi direi che possiamo collegare questa, che purtroppo non possiamo portare direttamente giù. No. Quindi dovremo portare noi con i giusti metodi. Io direi di fare una cosa così. Andiamo a connettere i 90 gradi esatti. Ok. Andiamo a togliere gli extra. Andiamo a togliere questi. E andiamo a fare una bella curva. Che a quanto pare al gioco non piace. Ok. Ok, adesso gli piace di più. Adesso abbiamo un bel collegamento che possiamo sfruttare. Poi io direi di spostare un attimo i piloni dell'elettricità, perché
ci farebbe abbastanza comodo non averli in mezzo alle scatole. Ecco qua. Perfetto, e ce li siamo levati. E qua andiamo a proseguire con la due corsie. E possiamo andare a fare una bella cosa, guardate. Possiamo andare a far così. Andiamo qua. Poi questo segmento finale ci andiamo ad alzare di 5. Piccolo ponte. Di nuovo strada. 5. E proseguiamo. Allora, qua però c'è un errore. Mi sa che non sono 90 gradi esatti. Quindi ripartiamo. Andiamo a prendere un bel 5 qua. Oh, adesso sono 180. Perfetto. Poi proseguiamo qua. Andiamo giù. E poi continuiamo dritto. Adesso si ragiona. Ora, qua possiamo andare a fare un collegamento. Io direi di togliere questo, così possiamo sfruttarlo un pochino meglio. Ok. E così possiamo andare a gestire poi l'area. Ora, qua in mezzo abbiamo una stradina di campagna che porta qua e direi che possiamo sfruttare quell'isoletta. Abbiamo qualche risorsa lì? No. Perfetto. Zero risorse utili, però abbiamo l'area laggiù. Va bene. Ora, dobbiamo andare a fare un collegamento qua in mezzo, quindi vediamo di gestirlo abbastanza bene. Quindi, io direi che possiamo andare a fare un collegamento così. Però dobbiamo levarci di torno questi per un attimo, altrimenti sono un problema. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. E lo rimettiamo a posto. Ok. E rimettiamo a posto. Non è venuto a posto. Ah, santa pazienza. Andiamo a togliere ogni snapping e andiamo a dare ad occhio. Andiamo a far così. Ok. Perfetto, sbagliato ancora. Andiamo a rifarlo. Abbiamo un oggetto sovrapposto, la stazione, va bene dai, lasciamo così. Ora, andiamo a fare il collegamento di cui vi stavo parlando, quindi andiamo a prendere la strada e andiamo a collegare così. Ora vi accorgerete che qua non abbiamo però la curva a destra per la strada, per quella possiamo risolvere molto facilmente con una stradina a una corsia. Che faccia così. Ora, qua dobbiamo quindi andare a mettere una simmetrica, visto che abbiamo levato una corsia. Dobbiamo andare a far così. Ecco qua. Qui dobbiamo andare a aggiungere una simmetrica. E ora andiamo a levare le curve che non dovrebbero accadere, cioè questa. Qua dobbiamo andare ad aggiungere una stradina singola, direi. Sì. Quindi questa deve diventare una cosa così. E voilà. Il nostro incrocio è completo. Qua giù possiamo andare a togliere il semaforo perché non dovrebbe esserci troppo traffico. Perfetto. E direi che possiamo anche andare a togliere i parcheggi a questo punto. Anzi, addirittura stavo pensando potremmo trasformare questa in autostrada. Probabilmente la scelta migliore.
questo caso andiamo a trasformare anche questo in autostrada. Voi vi chiederete, ma perché autostrade? Perché le autostrade sono la cosa migliore per fare degli incroci. Davvero, non sto scherzando. Se volete fare degli incroci, l'autostrada è sempre la scelta migliore. Non hai marciapiedi, cosa molto utile da non avere. Non dovete star lì a preoccuparvi di avere dei parcheggi o non avere dei parcheggi. Anche quello cosa molto utile da non doversi preoccupare. Ora, qua abbiamo un paio di bug grafici che sono abbastanza orribili, devo dire. Quindi vediamo di occuparcene. Controlliamo le corsie. Allora, tu vai dritto e te ne freghi. L'altra corsia, invece di andare dritto, se ne deve andare a sinistra. Quindi in questo caso diventerebbe una 1-1, direi. Sì, qua diventerebbe una 1-1, avendo la strada che tira dritto. Ecco qua. Ora, questa va a sinistra, quest'altra tira dritto. Se andiamo a controllare dall'altro lato, tu tiri dritto e tu vieni da di qua. Perfetto. L'incrocio è ora completo. Ora, l'ultima cosa che ci rimane da fare sarebbe gestire un attimo meglio i collegamenti qua. Però non credo che possiamo farlo. Secondo me abbiamo già spostato più che potevamo le varie cose. Questo direi che è il massimo che possiamo fare per levarci dalle torno lo sdoppiamento laggiù. E quindi in quest'area abbiamo soltanto un singolo incrocio, che è questo qua centrale. Tutto il resto non ha problemi. Ora non ci rimane che andare a collegare la linea elettrica. Andiamo a far così. E se qua giù si andrà a generare un problema di traffico in questo collegamento, andremo effettivamente a risolverlo. Non è un problema di cui occuparci ora. Bene. Quindi non ci rimane che andare a connettere queste strade e vi mostro il metodo più semplice. Invece di fare la curva come ho fatto prima, che potrebbe non essere una cosa semplice in alcuni casi, potete semplicemente fare una curva così. Date di 180, andate a collegare. Perfetto, è venuta bene. E ora levate questa. Ah, non è venuta bene, non c'è problema. Basta rifare il collegamento. Non è ancora venuta bene, non c'è problema. Basta rifare l'ennesima volta il collegamento. In questo caso però ci conviene andare un pochino dritto, per non andare a esagerare, diciamo. Vediamo un po', possiamo andare davanti di 40 metri. Andiamo avanti anche qua. Di 40 metri, andiamo avanti anzi di più, di qua di 64, perché altrimenti non ci stiamo dentro. Proviamo a fare il collegamento nel senso opposto. Ok, collegamento completo. E ora noi possiamo fare tutto un quartiere qua dietro la stazione. Ora, credo però ci convenga andare a fare la linea elettrica più esterna, perché farla qua è un problema al momento. Per cui andiamo a sistemare la cosa. Allora. So che alcuni di voi nei commenti mi hanno scritto che oh, ma i cavi elettrici puoi mettere anche sottoterra. Vero. Ma a me i piloni dell'elettricità piace averli. Quelli normali li posso anche evitare, diciamo, ma questi qua a me interessano. E poi, intanto che ci siamo, andiamo a connettere i vari punti per l'elettricità. Voilà. Poi, fognature, andiamo a collegare anche quelle. Perfetto. E adesso abbiamo collegato. Ora, qui abbiamo una casetta abbandonata. Direi probabilmente servizi per distruzione scarsi, mi dice. Come mai?
perché effettivamente la scuola elementare è molto lontana. Non c'è problema, possiamo risolverlo abbastanza facilmente. Andiamo a togliere questo segmentino e andiamo ad aggiungere una scuola elementare qua giù. Ok. Ora, dovremo poi aggiungerne anche una nel nuovo quartiere, eh? Non è un'eccezione il nuovo quartiere, anche lui deve fare le cose fatte bene. Allora, andiamo a vedere come fare il nuovo quartiere. Io direi di gestirlo in un modo abbastanza regolare questa volta, fare un po' di griglie fatte bene, quindi... Per ora mi faccio dei contorni, possiamo chiamarli, che ho già sbagliato, quindi ottimo inizio. Voglio farmi dei contorni di soli, sempre 90 gradi con gli angoli, in modo da avere poi un'infrastruttura su cui costruire. Ok. Ok. Poi andiamo a togliere questo e andiamo a gestire i 90 gradi anche qua. Ok. Poi andiamo a prendere questo. Andiamo a togliere di nuovo la griglia. Ok. Ora possiamo iniziare a fare i collegamenti, quindi questo deve essere un collegamento dritto. Collegamento dritto e collegamento dritto. Possiamo andare a togliere questo spigolo. Idem per questo spigolo. Ok. Poi andiamo a rifare di nuovo una cosa simile. Quindi possiamo andare a fare questa volta una cosa dritta per dritta, direi. Perfetto. Questo non credo sia corretto a livello di griglia, quindi lo possiamo andare a rifare. Ok. Era corretto a livello di griglia. Bene. Abbiamo fatto i nostri collegamenti. Ora, direi di fornire un'uscita su ogni lato in questo caso. Quindi, direi che qua possiamo permetterci un'uscita a 90 gradi almeno. Così. L'uscita qua non ha senso di esistere, quindi non la faremo. Qua possiamo permetterci un'altra uscita sicuramente. E qua giù direi che possiamo permetterci un'uscita così. Perfetto. La base del nuovo quartiere direi che è pronta. Abbiamo due collegamenti più un terzo collegamento esterno che possiamo fare in futuro e un quarto che possiamo mettere qua. Quindi una cosa da fare al momento è guardare un attimo il budget, perché siamo lì lì col budget. Possiamo forse migliorare un po' la nostra tassazione? No, la nostra tassazione è già giusta. Quindi una cosa che possiamo fare è dare un'occhiata ai servizi, perché mi sembra che abbiamo un problema di obitori. E direi che ho ragione. Quindi in questo caso ho lasciato lo spazio apposta qua intorno per costruire eventuali servizi e possiamo andarli a mettere adesso. Quindi... l'obitorio, poi andiamo a riprendere questo così vedo bene un attimo il grafico. Abbiamo dei problemi qua giù di sanità, quindi devo andare ad aggiungere una clinica, va bene. Qua sopra la clinica è abbastanza vicina, letteralmente all'uscita del quartiere, quindi non abbiamo problemi. Abbiamo bisogno di una scuola che possiamo piazzare senza problemi, eccola qua. Una scuola media è abbastanza lontana perché ne abbiamo soltanto una lì, quindi direi che quando attraverseremo il fiume e costruiremo dall'altro lato possiamo mettere una scuola media anche lì, anche perché ne abbiamo una in tutta la scuola, quindi potrebbe essere che inizieremo ad avere problemi se non la gestiamo bene. Ora un'altra cosa da controllare è la manutenzione delle strade. Ne abbiamo uno laggiù, uno in area industriale e basta. Quindi direi che possiamo andare a piazzare anche quello qua di fianco. Dobbiamo poi aggiungere alcuni parcheggi.
Quindi io direi di aggiungere magari una cosa così, di metterne, vediamo un po'. Qua possiamo metterne un bel parcheggio vicino al deposito. Poi possiamo mettere un bel parcheggio vicino alla scuola. La scuola dobbiamo fargli mettere il classico parchetto solito. Perfetto. E poi dobbiamo andare a inserire dei parchi. Io direi due parchetti sportivi saranno più che adeguati, quindi ne andiamo a mettere uno qua e uno qua, ai due antipodi del quartierino. Qua giù abbiamo problemi con i parchetti sempre, quindi non c'è problema. Direi di andare ad aggiungere un parchetto normale. Voilà. Anche qua abbiamo problemi con i parchetti, noto ora, non c'è problema. Possiamo aggiungere una piazzetta. Ecco qua. E per il momento siamo a posto. Ora, possiamo aggiungere un parcheggino in più però. Credo sia abbastanza necessario. Qua. Bene. E direi che possiamo iniziare a costruire. Quindi andiamo a riempire quest'area e mettiamo un negozietto. Andiamo a riempire tutta questa. Andiamo a mettere un negozietto qua. Qua posso permettermi una casetta schiera. Ok. Negozietto magari facciamolo un po' più largo. Perfetto. Poi direi di metterci anche un ufficio. E poi di nuovo un altro negozietto. Ecco qua. E lasciamo ripartire la simulazione, vediamo un pochino come si riempiono le cose. Nel mentre direi di continuare con la bassa densità, andiamo a riempire tutto qua intorno. Qua un negoziettino piccolino possiamo permettercelo. Qui non so cosa... Ah, ok. Si è buggato quando ho cliccato, non c'è problema. Ok. Qui possiamo andare a fare 336. E colleghiamo. Non andremo a mettere negozi da questo lato, visto che è una strada più piccola. Possiamo mettere un negozietto qua in mezzo. Questa non doveva essere di negozi, doveva essere abitativo. Perfetto. Negozietto io lo volevo soltanto qua. Ok, andiamo a riempire questo. Qua possiamo aggiungere un negoziettino. Ok. E poi questo direi che possiamo fare una cosa così. Far 4. Ok. E questa diventa schiera. Tanto per fare le cose un po' diverse. Bene. Direi che come inizio del quartierino non c'è male. A questo punto qua abbiamo lo spazio per qualche casetta in più, visto che abbiamo già messo tutti gli eventuali servizi. Quindi possiamo fare una cosa così. E ora voglio addolcire questo segmento perché c'è una cosa che dobbiamo fare. E cioè dobbiamo fornire un passaggio da quelli che sono qua alla stazione. Possiamo lasciarli senza passaggio. E io pensavo di fare un ponte pedonale, che non ne abbiamo ancora fatto uno. Quindi, fatemi levare ogni snapping possibile e vi faccio vedere la mia idea. Andiamo a mettere questo tipo qua di... cosa. Poi andiamo a mettere... il ponte vero e proprio. Ok. Ok. E andiamo a collegarlo alla stazione. Abbiamo giusto il buco qua in mezzo.
Bene, intanto che ci siamo, andiamo anche a fare un collegamento così. Che male non ci fa. E voilà. Abbiamo il nostro ponte pedonale che passa sopra i treni e dà un accesso alla stazione a chi ne ha bisogno. Potevamo fare effettivamente un altro accesso qua sotto, ma dovendo lavorare su questa scarpata, diciamo, non mi piaceva molto. In futuro potremo magari aggiungere un tunnel qua sotto. Vedremo se ci servirà oppure no. Ora, qua vedo che la richiesta di uffici è ancora alta, quindi io direi di aggiungere altri uffici in quest'area. Anzi, aggiungiamo un po' di uffici qua, che tanto gli uffici non vanno a generare quel gran traffico. Andiamo ad aggiungere un po' di uffici anche qua. Qua possiamo andare ad aggiungere un negozietto. Anche qua un bel negozietto ad angolo. Ok. Aggiungiamo anche questo. Qua un bel ufficio. Qua un bel ufficio. Negozietto. E ufficio. Bene. Dovremmo aver coperto abbastanza di quest'area, direi. Mi ritengo abbastanza soddisfatto. Ora, qua giù voglio aggiungere qualche palazzina, tanto per cambiare un po' le cose e far così. Mentre qua voglio, per esperimento, provare a mettere un po' di densità mista. Quindi quello misto tra negozi e palazzina. Voglio vedere come viene facendo un'area così. Così posso vedere anche le dimensioni di questi edifici, che non li ho ancora testati molto per il momento. Però mi ritengo abbastanza soddisfatto per quello che abbiamo fatto oggi. Ora posso fare una piccola aggiunta a quello che abbiamo fatto. Posso andare a prendere una strada, vedere le linee di contorno e andare a fare... Non era questo quello che volevo. In questo caso andiamo a farlo in modo diverso. Andiamo a prendere questa. E poi andiamo a fare una piccola curva qua. Perfetto. E qui possiamo aggiungere qualcosina in futuro se ci servirà. Un altro parcheggio o un parchetto. O qualcosa del genere. Abbiamo speso quasi 600.000 a piazzare tutti quei parchi e cose varie. Siamo ancora un po' in negativo, però conto di tornare abbastanza in positivo a breve. Ora, le ultime cose da fare sono quelle di andare ad espandere i quartieri in modo da avere le policy corrette e ridurre il nostro consumo di energia. Qua andiamo a mettere parcheggi a pagamento e consumo energetico. Perfetto. Qui non abbiamo un quartiere, quindi andiamo a farlo. Ok, qui mi ha letteralmente tolto un segmento, non ho capito perché. Andiamo anche qua a fare consumo energetico e parcheggio lungo la strada. Possiamo anche andare a correggere un attimo questo che è un pochino... Ok, quest'area l'abbiamo completata, questa c'è, questa c'è, questa c'è. Perfetto. E così dovremmo aumentare un pochino il guadagno, ridurre un pochino le spese, che sicuramente ci fa comodo. Ora, noto qua che potremmo permetterci un negozietto in quest'area. Anche questo, che non mi dispiacerebbe. E anche questo. Vicino alla stazione magari ci va a portare qualche turista o qualcuno che viene dal viaggio. Qua abbiamo un treno che è appena partito con 7 sole persone. Un peccato, devo dire.
E qua spero di non vedere di nuovo il bug che ho visto l'altra volta. Ok, sembra che questo treno stia ripartendo, per fortuna. Stavo già preoccupando. Bene, signori, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza e direi che abbiamo visto un bel po' di cose nuove, per cui possiamo continuare la prossima volta. Ciao a tutti!